Il prossimo 27 aprile si svolgerà la conferenza di inaugurazione della mostra Resistenza operaia a Berlino 1942-1945. Verrà esposta a partire da quel giorno la mostra omonima che rimarrà visitabile fino al 1° maggio compreso, negli orari che sono indicati nella locandina di pubblicizzazione dell'iniziativa. È una mostra importante perché indaga e offre la possibilità di conoscere un aspetto inedito, oserei dire misconosciuto, della resistenza europea nei confronti dei fascismi e del nazismo in particolare. E spesso si confonde il popolo tedesco col nazismo. Siamo abituati a dire così promiscuamente o tedeschi o nazisti, ma non è così semplice la questione, perché se Hitler poté godere su un amplissimo consenso, vi furono però resistenze sotterranee che furono pagate caramente da parte di chi queste resistenze le mise in atto, le operò. È il caso dell'organizzazione Seafow Jacob Bornstein, che era composta da soprattutto da ex socialdemocratici ed ex comunisti, ex nel senso che i loro partiti erano stati messi al bando ed erano stati sciolti con l'avvento di Hitler al potere, che non si rassegnarono e ricominciarono a costruire una rete clandestina per evitare l'esito che poi si rivelò inevitabile, quello della guerra di conquista che Hitler scatenò in tutta Europa. Ecco, questa organizzazione nel 1942 si ufficializzò, si strutturò in quel di Berlino, nel cuore della Germania, e estese la sua rete di operatività un po' in tutti i centri industriali. Riuscì, ad esempio, a insinuare dei propri membri anche all'interno dell'esercito tedesco e nelle fabbriche che lavoravano per la produzione bellica, producendo dei sabotaggi, distribuendo volantini, sensibilizzando persone anche nei confronti dei prigionieri di guerra, dei lavoratori coatti, dei perseguitati, degli ebrei che venivano appunto tartassati e perseguitati dal regime. E loro sostenevano tutti gli oppositori al regime nazista, aiutavano i prigionieri ad evadere e nascondevano i clandestini, procuravano denaro, documenti falsi, viveri. Scrivevano e diffondevano volantini, come ho già detto, e in questo modo contribuirono, seppur non in modo determinante, ovviamente, ma contribuirono da protagonisti al crollo del regime nazista e alla sconfitta dell'imperialismo nazifascista. La mostra è importante, dicevo, perché ci svela un aspetto ignoto, misconosciuto della Germania antifascista, e il merito di avere realizzato questa mostra, che verrà esposta a Malegno all'interno del Circolo Arci sul Palco in via Sant'Andrea 32, è di un'organizzazione, un'associazione culturale tedesca che ha avuto modo di riscoprire queste vicende e di valorizzarle attraverso una bella mostra e un bel catalogo di questa mostra che sarà disponibile in occasione della presentazione del 27 aprile e anche dopo. L'invito è quindi a non perdere questa occasione, a non lasciare che rimanga diffusa la convinzione che in Germania erano tutti nazisti, oppure anche che gli unici oppositori di Hitler furono gli intellettuali cattolici della Rosa Bianca. E ebbero i loro meriti, ma sicuramente non così radicali e radicati come quelli degli oltre 500 membri di questa organizzazione, che aveva come slogan Basta Hitler, mettere fine alla guerra, che
che una buona parte dei quali pagò con la vita, alcuni addirittura con la ghigliottina, la loro coerenza e il loro desiderio di giustizia e di libertà.